Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova live con Mondo Calcistico TV. Questa sera le nostre ospiti di eccezione sono Elisabetta Wolleb e Lidia Gramolelli, vice capitano e capitano delle Milan Ladies, anzi capitano e vice capitano nell'ordine delle Milan Ladies, che ha chiuso al nono posto del campionato di Serie B e ha vinto i playout contro l'Ariozese, conquistando quindi la permanenza in Serie B quest'anno. Io, prima di dare la parola a voi, volevo salutare i miei compagni di viaggio questa sera, che sono Ennio di Calciatrici 2.0 Ciao a tutti. Ciao e Mondo Calcistico TV, padrone di casa. a tutti. Allora, ragazze, Buonasera. buonasera. Ciao. Allora, io inizierei chiedendovi un breve racconto di questa stagione. Morbida, sei andata giù morbida. Ah, esatto, io sono stata vaga, poi a voi. Io lascio la parola al capitano, ovviamente. Ecco. Mi racconti un po' all'inizio, poi alla fine racconto lei. Va bene. Allora, diciamo che siamo partiti con grande entusiasmo, visto che l'anno scorso abbiamo conquistato questa nuova Serie B nazionale, e un po' anche con curiosità, perché non sapevamo, cioè la maggior parte delle squadre, a differenza degli altri anni, noi non la conoscevamo, quindi comunque grande entusiasmo. E devo dire che si è arrivato un campionato bello, ma difficilissimo. È difficile perché tutte le squadre erano attrezzate, quindi comunque abbiamo avuto un cammino pieno di difficoltà, però devo dire bello, bello. Cioè, adesso lo dico perché è finito, abbiamo È vinto. andato bene. Comunque fino alla fine ce la siamo giocata. Potrei stare, cioè un breve racconto è questo, se poi mi chiedi un racconto lungo, possiamo andare avanti fino a mezzanotte. Noi siamo qua, quanto volete. No, però una cosa, per chi ci ascolta, magari non lo sa, scusami se ti interrompo, diciamo che hanno parlato le ragazze di questa nuova Serie B, perché da quest'anno la Serie B è diventata girone unico, mentre quindi sono state tutta una serie di requisiti di accesso tra le prime classificate della Serie B dell'anno scorso, che era divisa, se non sbaglio, in quattro Tre gironi, gironi. tre gironi. Quindi logicamente c'erano molte più squadre in Serie B l'anno scorso, anche se spalmate, per cui la Serie B di quest'anno, insomma, come diceva giustamente Elisabetta, era molto molto più competitiva degli altri anni. Sì, poi Direi che era quasi una le A2. Scusate, era quasi una Serie A2 in Eh realtà, sì, mica una in Serie realtà sì. B. Poi mettici le trasferte che parti a Roma, da Roma alle 5, eccetera. Comunque, alla fine siamo arrivati a giocare questo playout, cosa che speravamo di evitare, e adesso questo ve lo racconta lei perché io, visto l'infortunio, ero fuori a soffrire. Quindi. In realtà cioè in generale nella mia vita non avevo mai giocato un playout, quindi adesso che l'ho vinto il ricordo è bellissimo, è fantastico, quindi c'è proprio l'emozione del giocarsi tutta una stagione in un'unica partita, è una cosa che cioè, crea tanta attenzione durante la partita, prima della partita. Poi noi siamo andati a oltranza, nel senso che è finito il risultato 0-0. Tempi supplementari 0-0, siamo andati a finire ai rigori, quindi è stata ancora di più una, cioè, tensione, tensione, tensione. Poi vincerlo ai rigori è stato emozionante per noi, ma mi metto nei panni anche della squadra avversaria che, cioè, boh, perdere tutto ai rigori deve essere straziante. Infatti mi è dispiaciuto un sacco, però non so se posso dire parolacce, le posso dire? Vai, vai. Ma vai tranquilla, sentiti libera. Quindi grazie, abbiamo vinto noi, il calcio è così. Sì, comunque è proprio uno stress dall'inizio di campionato fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. L'ultima settimana penso che la metà delle compagne l'abbia fatta piangere Abbiamo pianto dall'ansia. tantissimo, tantissimo. Il famoso facciamo un campionato tranquillo, no? Era tranquillo finché non abbiamo iniziato a essere lotta salvezza e noi dai, vedrai che ci salviamo, niente, play out, lì disastro. E poi quando abbiamo saputo di andare ai playout l'abbiamo vissuta un po' come quasi una retrocessione all'inizio per noi, perché una partita secca così nessuno di noi voleva arrivarci. Poi
Vabbè, comunque è andata bene. Ora la sto raccontando. Infatti, non tuo rigore, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, che bello. Cioè, rigore decisivo. Sì, decisivo perché è stato l'ultimo, però devo dare merito alle mie compagne che è molto... Ho messo quelli prima. Magari l'altra squadra non ha sbagliato. Io sono andata che aveva già sbagliato, quindi... Cioè, sono stata fortunata, quindi devo dare merito alle mie compagne. Ma ascolta, l'attenzione del rigore, ce la vuoi raccontare? Beh, un po' come grosso ai mondiali del 2000. Infatti, sono tante maglie, ma è vero. No. Però noi lui faceva, che... non so se ve lo ricordate, quel no con la testa, no! Non gli andava incontro, più o meno così. No, ma... avrei voluto una telecamera su noi abbracciate e poi chi tirava i rigori per proprio, cioè, le espressioni nostre tutte abbracciate, mentre quasi era più bello viverlo dentro al campo abbracciate piuttosto che andarlo a tirare, però... Ma le rigoriste sono state scelte per estrazione a sorte, visite offerte... quando è finito il secondo tempo supplementare ci siamo sedute attorno per terra, attorno al campo, e il mister ha chiesto chi si sente. Se la sente. Sì, e in realtà compagne mai avrei detto, cioè gente che non sentivo parlare dal 2001. No, è vero, però dai, c'è stato qualcuno che l'ha alzata subito, qualcuno sì. Che ci ha pensato. No, ci sono stati quelli che hanno chiamato un po' tutti alzando subito il braccio. Quindi poi ad oltranza siamo andate tutte... No, eravamo... Ma poi anche ragazze giovanissime. Io non l'avrei mai tirato, ma perché proprio... Infatti c'erano compagne, mentre le altre calciavano e ci abbracciavamo, che l'unico pensiero fisso è speriamo che io non lo debba tirare, speriamo che... Finisce prima. Ma quindi avete deciso l'ordine anche voi? Io avrei dato il mister. No, l'abbiamo deciso noi l'ordine. Ok. Sì. Sì, questi sono retroscena, no? Che chi guarda le partite si chiede, esatto, sempre quando ci sono i rigori, effettivamente. Però eravate convinte, comunque. Cioè, ci siete andate di prepotenza. Quasi come vincere un campionato. Cioè, sì. È strano, però, perché se ti salvi durante la stagione, festeggi, sì, però probabilmente non così tanto. Cioè, la gara secca. Sì. L'anno scorso che comunque ci siamo qualificate, quindi... Avete rilasciato tutte le emozioni all'improvviso, dopo l'ultimo rigore. Sì, direi di sì, dopo 120 minuti è stato il mega spritz attorno. Quanti chili si perdono in una partita del genere? Non ho capito. Quanti chili si perdono in una partita per la tensione nervosa? Io li ho ripresi la sera, il problema. Vabbè, però la stavi festeggiando, andava bene, sì, no? Sì, comunque la... E quelli non contano. No, quelli sono abbonati. Non li assimili quelli, se stai festeggiando va tutto bene. Infatti. Soprattutto se li vomiti, comunque. Ora sto sbragando. No. Diciamo che avete festeggiato abbondantemente. Esatto. Mettiamola così. È stata una bella festa. Bellissima. Mettiamola così. Guarda, sentiti libera, perché da poco abbiamo avuto Dario Silva, ex giocatore del Cagliari, che ne sparava una dietro l'altra, ma parolacce, contro la moglie, contro calciatori, allenatori. Quindi con lui abbiamo raggiunto il top, vai tranquilla. Ok, va bene, grazie. da ora posso scrivere. Ma se ne vai, scialla. Comunque, allora, quando vi siete iscritti al campionato, cioè quando avete vinto, siete passati in Serie B, sapevate già che vi sareste iscritte e tutto, vero? Ma guarda, ogni anno si dicono tante cose, soprattutto ora che magari le squadre Serie A rinunciano al titolo, cioè ogni anno c'è sempre la sorpresa. Io sento sempre dire il Milanese non si iscrive, e poi alla fine siamo sempre lì in un modo o in un altro, però... Quindi l'anno prossimo vi iscrivete, lo possiamo dire. Sì. Pensiamo di sì, insomma, nessuno ci ha detto il contrario. Quindi penso di sì. Magari c'è qualche squadra lì che aspetta soltanto quello, ma noi siamo sempre lì. E noi festeggiare abbiamo festeggiato. Poi ma nella remota possibilità che non ci siano le Milan Ladies l'anno prossimo, voi avreste già una squadra, avete già qualche progetto?
Ma noi siamo ancora rimasti al festeggiamento, cioè sì, io ancora non ho avuto, cioè proprio pensare a, all'anno prossimo. Siamo ancora in fase di fine anno, piuttosto. Siamo ancora in stagione 2018-2019. Poi ancora dobbiamo parlare con la nostra società, sono tante le cose che dobbiamo capire e valutare rispetto a una situazione un po' così. Poi cambia, cioè sta cambiando tutto, quindi c'è proprio nel mondo del calcio femminile. Poi adesso c'è il mondiale, quindi seguiremo un mondiale che ha la precedenza sui nostri futuri. Okay, finché non è finito quello, non è finita la stagione. Bravissimo, esatto. Sì, siamo tutti d'accordo. Poi allora, vi anticipo una domanda che vi vorrebbe fare Camilla, adesso già. Ce n'ho tante io. Ma è già scaricata la responsabilità. È già scaricata la responsabilità. Com'è sfidare l'Inter? No, vedi, questa non ce l'hai. No. Io, ragazze, non me ne vogliate, ma sono di fede calcistica opposta alla vostra, però. Anch'io comunque. No, lei è un infamone. Quindi, no, questa è invece una bella domanda, così possiamo raccontare. Oh, bene, raccontiamo di questo, di questi due derby, anzi. Ma allora, innanzitutto, anche se non siamo il Milan, l'AC Milan, comunque siamo due squadre di Milano, quindi noi viviamo sempre con un derby, perché ci conosciamo tutte e così. Poi hai anche giocato, se non sbaglio, no? Nella, E anche lei. Io ho giocato tanti anni, proprio da quando... Sì. Quando è nato l'Inter, ancora che non era Inter. Prima ancora che fosse Inter. Anni. E comunque abbiamo fatto tante sfide. Vabbè, quest'anno erano molto forti, hanno veramente spaccato il campionato, quindi c'era poco da dire. Però comunque devo dire che abbiamo sempre tirato fuori le nostre performance migliori contro di loro, uscendo morte. Però quest'anno il divario era veramente tanto. Cioè era... proprio salissero, che vincessero, e è stato giusto così. Abbiamo affrontato la sconfitta contro di loro in maniera più matura, dicendo ok, alziamo le braccia a sto giro, va bene, piuttosto che magari l'anno scorso, che invece vedevo la nostra squadra e la loro magari un pochino più paritari a livello di gioco. Quest'anno proprio non ce n'è stato, quindi è ovvio che affrontarle prima, cioè nelle settimane prima di giocarci contro, quando studiamo le avversarie e tutto, è sempre bello, perché avendo loro un livello alto ci andiamo a confrontare contro giocatrici di un certo spessore, quindi questo rende la sfida ancora più eccitante in quel senso. Per me che sono un difensore è anche divertente, perché, cioè estenuante ma divertente, perché comunque marcare persone particolarmente forti, cioè un stimolo. Lo vivi anche in allenamento? Esatto. Diciamo che era un'autocitazione. Il nostro mister, cioè, a lui piace studiare un po' le squadre con cui giochiamo, quindi magari soprattutto prima di queste sfide particolarmente difficili ci troviamo in allenamento a dire va bene, allora tu sei sì, io in allenamento facevo Baresi, quindi tu sei così, quindi comunque ci immedesimiamo anche parecchio. Comunque molte giocatrici sono anche nostre amiche, quindi c'è una sfida bella. Infatti nell'ultima che abbiamo giocato prima che loro entrassero, le abbiamo fatto i complimenti perché avevano già vinto la settimana prima il campionato. C'è stata molta sportività, ecco. Avevo fatto la stessa domanda a Simone Bragantini, allenatore della Mastercane. Gli avevo chiesto in genere come si prepara una partita con avversari che non conoscete magari. Adesso vabbè, l'Inter conoscevate qualche calciatrice, eravate amiche, siete amiche. Il nostro mister è impossibile non conoscere qualcuno, cioè lui sa data di nascita, numero di scarpe, tutte le giocatrici di tutta Italia, quindi cioè, è una cosa impossibile, direi. Sì, è vero. Cioè, okay, quindi è un bel vantaggio. Gli ultimi 10 anni, nome Danubio. Sì, è un po' invasato, e quindi questo è una vera... È un bel, tipo lui ci aveva risposto che comunque non poteva farci nulla, quindi... Vedi? Ecco, ci sono, diciamo, due diversi modi di affrontare le cose. Sì. Bene, visto che siamo in tema Inter, io volevo avere un po' la vostra opinione su questa fase, no, che sta vivendo il calcio femminile, diciamo, se possiamo chiamarla
ci auguriamo, di transizione verso il professionismo. Quello che però questo comporta per quanto riguarda ancora la convivenza, perché quello chiaramente che si vede per chi sta iniziando a seguire il calcio femminile adesso è che sì, ok, siamo tutti molto felici che siano arrivate la Juventus, la Fiorentina, il Milan, la Roma, eccetera, eccetera, e la nazionale sta avendo dei grandissimi risultati. Questa è la parte più visibile, no, della situazione attuale, però c'è tutto un mondo che è esistito fino a qualche anno fa e che ancora oggi lo zoccolo duro, se vogliamo, del calcio femminile. Come lo vedete questo periodo, questa fase, questa convivenza? Ma in realtà, cioè, hai detto bene tu, io, cioè, da un lato guardo proprio Milan, la Juve, la nazionale, cioè tutto quello che sta adesso nascendo intorno al calcio femminile, è proprio un'ammirazione, un po' di sogno, perché comunque era il sogno che penso tutte noi avevamo da bambine, e però l'unica cosa che potevamo sognare era guardare i maschi. Adesso possiamo guardare anche... Mi hai anche anticipato un'altra domanda che vi volevo fare, infatti. Però, dall'altro lato, penso che probabilmente la cosa brutta di tutto ciò è che le società prettamente femminili sono quasi destinate a morire, e questa è una cosa che un po' è triste, perché alla fine è, come dici tu, è quello che ha fatto il calcio femminile fino adesso. Però, come tutto, ci sono due lati della medaglia. Noi lo sappiamo bene perché viviamo in una di queste realtà. Quindi è così. Okay, io... Vai. Devo dire qualcosa. Okay? No, se vuoi sì, se no... Brava, io sull'argomento. No, cioè, sono d'accordo con quelli, nel senso che sono contenta per tutte le persone che adesso si stanno, cioè le persone più piccole di noi, che quindi hanno possibilità di crescita e di vedere il cambiamento, cosa che noi probabilmente, essendo già grandi, non potremo vivere, però siamo assolutamente felici del cambiamento che sta avendo, il fatto anche della pubblicità dietro ai mondiali femminili, cioè ieri guardavamo uno spot alla TV, ci stavamo emozionando io e lei, perché è bellissimo poter vedere che, cioè, delle persone ce l'hanno fatta, un po' è come se avessimo lottato un sacco di tempo per raggiungere quell'obiettivo e davvero qualcuno ce l'ha fatta, quindi c'è un senso di soddisfazione da un lato, e poi pensiamo, minchia, ma noi giochiamo nel Milan Ladies, ma non nel senso negativo del Milan Ladies, ma nel senso che c'è ancora tanto da migliorare. Cioè, che noi facciamo una Serie B e, cioè, ha una categoria di differenza, e noi giochiamo in un campo in mezzo a un parco, cioè... Sì, sono tante, ma poi noi, c'è come la altre, la Juventus, tantissime altre squadre del nostro girone che vivono la nostra situazione. Cioè, va bene chi ce li ha i soldi, ma chi non ce li ha che deve fare? Boh, non lo so. Ecco, questa era anche un'altra cosa che vi volevo chiedere, no? Per chi magari ci sta seguendo per caso stasera e ha malapena sentito parlare appunto della punta dell'iceberg, no? Di cui parlavamo prima, del calcio femminile. Esattamente, dal vostro punto di vista interno, cosa cambia nella vostra vita di calciatrici un passaggio? Lo so che può sembrare una domanda ovvia, ma per noi, ma magari per chi ci sta ascoltando, non lo è. Che differenze ci sono tra lo stare in una società esclusivamente femminile, quindi non legata ad un club professionistico maschile, e quel tipo di realtà lì? Ah, vabbè, ha cambiato tutto. La vita. Non andremo a lavorare la mattina. Cioè, o comunque magari andremo a lavorare solo la mattina, e non fino alle 6, 7, poi allenamenti dalle 8 alle 10. No, è un'altra vita, cambierebbe veramente tutto, però ci rendiamo conto che per noi non è una cosa fattibile ad oggi. Cioè, un conto che lo fai a 18 anni, un conto che lo fai più grande. Cioè, non puoi vivere di calcio ad oggi. Femminile, poi, soprattutto. Cioè, non a livello in cui lo facciamo noi, comunque. Ormai, cioè, noi non possiamo dire lasciamo i nostri lavori, andiamo a giocare solo a calcio, cioè, a meno che adesso domani ci convocano in nazionale, ci chiamano alla Juve, magari. Sì. Però, comunque, cosa improbabile. Sto vedendo le balle di fieno che girano, intanto.
Vabbè, comunque anche certe calciatrici di Serie A faticano. Non siamo ai mondiali, perché siamo scarse. Lei continua a dirmi, ogni giorno mi scrive, perché non siamo mondiali? E io continuo a rispondere, perché siamo scarse. E dobbiamo fare. Non lo vuole accettare. Beh, mettiamola così, vi manca sicuramente la vetrina della Serie A. Che è quella che a me... A me va bene anche vivere di altro, cioè, forse la cosa che mi piacerebbe di più, al di là dei soldi, di vivere di quello, sarebbe andare a giocare con della gente che ti guarda e ti tifa, cioè anche a zero come ora, cioè quello proprio... Mia madre non le basta, non c'è niente da fare. È la mamma ultra? Anzi, si mette la mia maglietta alla mamma. Ciao mamma. Mi segue anche il mio... penso che avete un gruppetto di fedelissimi, però ho visto su Instagram di Lidia, Cori e quant'altro. Ero io fuori. No, non eri tu, non eri tu, era un po' di gente. Erano i cugini. Quindi insieme fanno ancora più casino. Chiaro. Nell'ultima partita hanno fatto l'errore di dare il megafono a mia madre. Che sono stata io a posto. Quindi da dentro al campo la sentivo e ridevo come una matta. Nei momenti meno adatti si mette a gridare cose. Oppure ti minaccia tipo, guarda che non ti faccio la crostata. Sì, grida cose del tipo, non ti faccio più la crostata. Boh, va bene. Magnare che prendi freddo. Ma mentre giochi questo? Mentre gioco, assolutamente. È una lotta psicologica. Poi quando esco devo far finta che non è mia madre, perché cioè... Invece allo stadium non l'avresti sentita. Esatto, è quello. Magari lei lo diceva lo stesso, però... ma lei vuole giocare allo stadium per allo sentire stadium la mamma, è... non per altro. Come me l'avrei sentita comunque, non so per... dalla curva. Dai, comunque ce l'avete i fedelissimi, a parte gli scherzi. No, dai, sì. Sì, sì, assolutamente. Ok. Ti salutiamo. Saranno fedelissimi, grazie. Ciao, Andre. Con noi. No, scusate, invece il fattore lavoro-calcio, quanto è impegnativo? E che lavori fate anche a questo punto? Io faccio l'art director in un'agenzia di comunicazione, che vuol dire un po' stare nel mondo della pubblicità, web designer, eccetera. Mi alzo la mattina più o meno alle 8:30, faccio la borsa da calcio, vado al lavoro, esco alle 8, vado al campo, quando torno, mentre Elisabetta fa da mangiare, io faccio la lavatrice, rifaccio la borsa da calcio, cioè è tipo un circolo vizioso dal lunedì al però il sabato è libero comunque, quindi il sabato dormo e più o meno tutto il tempo diciamo, ma perché giochiamo? Sì, sì. Però poi siamo petulanti, poi a un certo punto la parola dell'anno è petulanti per Lidia. L'hai imparata? Cosa fai, Elisabetta? Adesso mi intervisterei. Se vuole architettura e di design, sempre qui a Milano, e quindi faccio la stessa vita, lavoro, casa, porta fuori il cane, allenamenti, lavoro, casa, così, circolo infinito e basta. Visto che avevi pochi impegni ci ho messo anche il cane. Il cane piccolo, comunque c'è un'altra qua che dorme, te lo farei vedere. Ah, però. Vabbè, comunque, sì, esatto. Quindi sono impegnative comunque le giornate. No, allora. Impegnative è dir poco. Ma perché poi vorrei piangere a mezzanotte, però arrivi a casa che ancora, cioè, ancora devi fare, devi tutto. Fare tutto, quindi non puoi andare a letto. No, non vivere di questo è terribile, dover fare entrambe le cose per 4 sere a settimana con quell'intensità che richiede una Serie B, perché comunque gli allenamenti non sono che ci andiamo a bere una birra e facciamo la partita. Certo, lei allenamenti vuole bere. Lei parte dal terzo tempo con ci andiamo a bere una birra e poi ci alleniamo. Da questa cosa sto dicendo che sono un alcolista. Comunque, sì, siamo... giochiamo in Serie B. No, però non è che, cioè, adesso stiamo di... è terribile, ma ci piace, se no non lo farei. No, infatti, cioè, dovendo affrontare anche tutti questi sacrifici, no?
Immagino che sì, salendo di categoria sicuramente aumentano, ma anche quando eravate più piccole probabilmente ne avrete vissuti altri diversi, però forse non lo so, cioè, vi chiedo se c'è stato un momento in cui affrontando tutti questi sacrifici vi siete sentiti un po' a un punto alla sliding doors, no? In cui vi siete chieste, ma Ma lì c'è un vaffa. ne vale la pena? E poi magari c'è stato un momento in cui stavate sentendo che comunque stava diventando una cosa seria per voi il calcio, avete deciso di continuare comunque. Ma forse il momento in cui lo sto chiedendo di più è adesso. Cioè, è il primo anno che abbiamo fatto 4 allenamenti, poi ringraziando il mister, il nostro preparatore atletico, per le ripetute, non erano proprio allenamenti leggeri. E quindi il momento in cui ce lo chiediamo era probabilmente ogni martedì Sì, che ce lo fa fare. è una domanda che ci siamo poste un sacco di volte, però alla fine, cioè, io penso che le soddisfazioni più grandi in generale, quello che ho imparato di più nella vita, l'ho avuto dal calcio, dal fatto che è uno sport di gruppo, non è uno sport singolo, quindi anche nei momenti dove io magari avevo meno intensità, meno voglia, o ero meno degli altri, c'erano comunque delle persone accanto a me che cercavano di sopperire quello che è il lato mio un po' calante in quel momento. Cioè, il bello di uno sport di gruppo è che crei davvero, vedendoci così tanto, una bella cosa. Cioè, viviamo così tanto tempo insieme che alla fine davvero non è un modo di dire, ma è per forza di cose, diventa la tua famiglia. Quindi questa è una cosa bellissima che ti porti dietro anche nel lavoro, in tanti ambiti che, cioè, lo sport di gruppo ti crea. E soprattutto dal fatto che vivo insieme a un'amica che ho conosciuto col calcio, le mie migliori amiche le ho conosciute col calcio, cioè, quindi quello che il calcio mi ha dato è molto di più di rispetto agli sforzi che mi ha chiesto. Adesso fai piangere, però è così. Da quanto convivete? No, da poco, da Da poco? ottobre. Sì, è Ah. per quello che ci vedi così serene e tranquille. Ancora Ancora non sono partiti gli scleri. anche perché poi a casa non ci siete mai, quindi Bravissima, la brava! vivete anche poco questa convivenza. Il segreto è quello. Sì, poi quando ci siamo comunque invitiamo sempre gente, sempre mezza squadra qui, quindi diciamo che ormai è la casa del Milan Ladies. È dentro il covo degli ultra. Presidente. Come? Ho detto la paga il presidente. Sì. Vai, campi. Vado, vedi, è una Sì. cosa semplice proprio. No, allora, invece, tornando ai vostri inizi, io se non sbaglio, come molte altre calciatrici, tutte e due avete iniziato giocando con i maschi, giusto? Giusto. Ecco, siccome mi piace sempre, non so perché, leggere degli inizi delle carriere, ne ho lette di ogni su questa cosa, cioè chi l'ha vissuta benissimo, chi l'ha vissuta in maniera traumatica, volevo sapere un po' per voi com'è stato. A giocare con i maschi o in generale Sì, iniziare? no, vabbè, sì, giocare con i maschi e poi in generale, cioè i vostri inizi. Però questa cosa in particolare. Allora, io ho sempre giocato con i maschi, cioè con i miei amici, al di fuori di scuole calcio e mi sono sempre trovata benissimo, non ho mai avuto problemi. Il primo anno in cui non so perché mi ero messa in testa di giocare a calcio, sono andata a giocare appunto con i maschi e devo dire la verità, è stato un anno brutto, cioè io magari me lo ricordo poco perché ero piccola, Quanti anni avevi? piccola, cioè avevo 12 anni, però è passato tanto tempo che L'anno scorso. vabbè, dai. ricordo bene perché comunque mi dice di essere lì a giocare a calcio, però devo dire che magari il mister non mi faceva giocare, non mi convocava, ma senza motivo, i genitori si arrabbiavano perché c'era una ragazza che magari toglieva la palla il loro figlioletto maschio, però mio padre mi racconta sempre che alla fine dell'anno mi fa: ma vuoi comunque vuoi continuare a giocare a calcio? Cioè, visto tutta la situazione, e poi mi avevano chiamato in una squadra femminile, e gli ho detto: sì, ma io voglio giocare, quindi
cioè, anche se non mi facevano giocare, ogni volta volevo tornare. Però devo dire che in realtà so di molte ragazze che hanno avuto delle esperienze bellissime, quindi cioè, questa è la mia esperienza, ma non è sempre così, diciamo. Perché eri l'unica, quindi tu. Sì, ero l'unica, ero l'unica. Anch'io quando ho iniziato ero l'unica. Infatti mi cambiavo o prima o dopo l'arbitro, nello spogliatoio dell'arbitro, perché non c'era uno spogliatoio dedicato alle femmine. Però ti dico la verità, non ho ricordi così negativi, nel senso che molte persone che giocavano con me di maschi quando ero più piccola all'oratorio, eccetera, sono rimasti nella mia vita. Cioè, lo ricordo come un bel momento, probabilmente mia mamma non direbbe lo stesso, perché non voleva assolutamente sport da maschio, e mi venivano a citofonare la sera, vieni giù a giocare, quindi era proprio una roba che facevo dalla mattina alla sera. Poi anche a me mi hanno visto, una squadra femminile mi ha visto giocare con maschietti, mi ha preso su e sono andato a giocare con le femmine ed è iniziata tutta un'altra vita rispetto a quello con i maschi, però il mio ricordo non è... Cioè, erano aperti mentalmente, fortunatamente. Ma io Diciamo. era più un problema più che dei ragazzini che sono influenzati, magari sai, da genitori invasati o mister. Diciamo che allora uno dei grandi meriti di quest'ultima evoluzione del calcio femminile è quello che è stato sdoganato il fatto che sia un gioco da maschi. Nel senso, non è più difficile pensare che non sia così, ma che sia un gioco aperto a tutti, anche perché i maschi mondiali non ci vanno, le ragazze sì. Quindi adesso sono diventati, si sono scoperti tutti i tifosi. Un complimento. Non ho capito, scusami. Si giochi come una femminuccia, ora è un complimento. A Eh quanto sì, pare sì, infatti. a quanto pare sì. A quanto pare sì. No, Diciamo che c'è sempre il fenomeno è in l'esempio. crescita. Va prendendo sempre più spazio. Gli sponsor cominciano a dare un po' più di spazio anche lì. Basta guardare, non solo le pagine di Adidas, Nike, comincia a vedere anche le giocatrici che pubblicizzano l'attrezzatura sportiva. È una cosa che mi permetto di dire, fino all'anno scorso era quantomeno impensabile, quantomeno in Italia, visto che comunque appunto era più un problema nostrano, visto che in altre realtà invece il calcio femminile ha sempre o comunque avuto un ottimo seguito ed è appunto visto tutto e per tutto paritario a quello maschile. Non girano gli stessi soldi, c'è molta più passione da questo punto di vista. Cioè, è compensato. Due cose sono anche collegate, probabilmente. Beh, sì, però già anche sul fatto che voi passiate del tempo a parlarne, vi vedo afferratissimi. Afferratissimi. Sano di calcio femminile, Sì, intendo. Come si dice? afferratissimi. Pensava, niente, stasera deve rompere i coglioni. era una privativa. Vabbè, dai, il concetto era comunque Era io passato. sono io non posso sempre capire. Bellissima, mai che Adidas per caso voglia specializzare pure noi, cioè Lanciamo un appello. un appello per Nike, Elisabetta Wall. New testimonial. Io capisco perché avete sempre casa piena di gente, comunque, anche io vorrei passare tutte le serate a casa con voi, ragazzi. È bellissimo. Forse perché abbiamo sempre qualcosa da bere. Perché siamo simpatiche, Eh Elisabetta. sì. Devi dire, se no non lo capisce. Ah, ok, scusa, devo In parlare questo proprio. momento ricordo una Va sitcom bene. tipo Casa Vianello, no? Vabbè, quindi la domanda che Elisabetta prima mi ha bruciato, io comunque ve la faccio lo stesso, cioè volevo a questo punto, vabbè, evidente dai discorsi che abbiamo fatto, però volevo sapere, voi quindi siete cresciute con dei modelli calcistici maschili, presumo,
no? La cosa bella anche invece è che adesso stanno iniziando ad esserci dei modelli femminili per le bambine, ma anche per i bambini, oserei dire, perché anche per educare le nuove generazioni è importante in ogni caso. Cioè, per le bambine magari sapere di poter sognare di arrivare a vestire certe maglie, ad avere la maglia della nazionale, a giocare un mondiale. E non lo so, che modelli avevate? Erano, vabbè, se è vero che erano solo maschili, non lo so. Beh, io di ragazze che giocavano a calcio non ne conoscevo, cioè, quindi erano per forza maschili. Del Piero, Cacà, puntavo in grande, insomma. Yeah. Dell'Inter no, però sei un interista finta. Allora. Vabbè, no. No, dell'Inter preferisco non dire niente. Perché ha vissuto gli anni bui dell'Inter. Vabbè, forse sì, quando eri piccola effettivamente erano anni bui, però poi insomma abbiamo avuto anche un triplete, ricordo, però. Comunque, sì, lo devo sempre dire. Vabbè, ti ricordo che giocano nel Milan. Non lo so, capito, ma lei è interista. Sì, vedo, però non mi lascia parlare. Però, cioè, noi l'abbiamo fatto il triplete, loro no. Vabbè, siamo sempre lì a parlare. Sì, no, è quello che dicevamo prima. Adesso chi accende la TV, magari. Vede i mondiali, dice la ragazzina, dice cavolo, vorrei arrivare lì, e io guardavo le squadre maschili e dicevo chissà se mai una ragazza potrà giocare con i maschi. Beh, quest'anno abbiamo fuori anche il calendario Parini dei mondiali femminili. Ce l'abbiamo! Che storicamente, diciamo... Anch'io, se volete vi faccio vedere quanti doppioni ho, veramente, non so più che fare. Se ce li vuoi mandare... Dai, a voglia, dopo in privato vi mando tutta la lista dei doppioni. Va bene, ok. Sono disperata. È partito il calciomercato. Noi non abbiamo... Non avete doppioni? Come fate? No. Scusate, com'è possibile questa cosa? Io ho tutte le mie figurine a mio nipote piccolino, così anche lui un po' le inizia a conoscere. Lui è anche il mio primo tempo. Quindi è bello vedere che i bambini piccoli crescono, magari vedendo anche il calcio femminile, ed è una cosa normale che sia in TV. Adesso io dovrei partire con la solita domanda che faccio in tutte le dirette. Vai, sentiti. Cioè... Quanto è forte Ilaria Mauro? Allora, dovete sapere che Mondo è innamorato follemente di Ilaria Mauro, quindi capitelo, assecondatelo, perché sennò è un problema. E soprattutto non ditegli che non è forte. No. Secondo me da adesso in poi, nelle prossime dirette, devi chiedere quanto è forte Lidia Gramolelli. Esatto. Oh, brava Lidia. Ah, Elisabetta, che vogliamo solo gli attaccanti si esaltano. No, il capitano della nostra nazionale gioca in difesa, quindi no, dai. È forte. Tra l'altro, ci ha allenato il Milan Ladies, il suo mister Antonio Cincotta, che adesso allena la Fiorentina. Abbiamo vinto insieme a lui la Serie C, quindi è proprio lei insieme alla Fiorentina un bellissimo ricordo per noi. Poi lo sai, gli scudetti le vincono le squadre che subiscono pochi gol, quindi la difesa è fondamentale. Poi io lascio volentieri la gloria agli attaccanti. Ricordate Zemanlandia, il miglior gioco del mondo, ma non portava a casa nulla. E vabbè, so. Qui abbiamo comunque Alessandro Civillini che dice: la mister di mia sorella gioca nel Milan Ladies. Chi? La mister di mia sorella. La mister di mia sorella. E chi è? Adesso glielo chiediamo. La mister di mia sorella gioca. È contorta sta cosa, però. Sì, anche io sono un po' confusa. Sorella giocherà in qualche squadra giovane. Ah, la sorellina piccola, probabilmente. C'è qualche vostra compagna che allena le bambine, forse. Esatto. Sì. Viola Civillini si chiama. No, non la conosciamo. Ma non è la mia. Mi sa che è la sorella Viola.
Beh, sì, allora, sì, Alessandro, spiegaci bene perché siamo un po' in confusione. Mandaci un messaggio un po' più articolato in cui ci fai capire questa cosa. Così la salutiamo. Ce l'avrà il nome, no? Dichiariamolo. Sembra indovina chi. Capelli rossi. Esatto. Se lo fai con i giocatori si chiama Viola. Ah. La sì. Mister si chiama Viola. Ah, la Mister si chiama Viola. Ah, Viola, la Viola Brambilla. Viola, la Mister, però non Cividini. E Cividini mi sa che è il cognome. No, sì, è la, lui, cioè sarà il cognome. Compagna sì. Che la bambina. Fortissima, salutiamola. Ciao Viola. E sicuramente ci sta guardando. No, sì, gioco con noi, giocava, è venuta in Andrea Belloni dal Fiamma Monza quest'anno e sono forti, due buoni acquisti. Simpatiche, dai. Soprattutto simpatiche. No. Ma a proposito dei trasferimenti, per voi quanto è complicato poter fare dei trasferimenti in altre squadre, cioè in altre città anche? Ma noi, cioè, nel senso... Cioè, nel senso, riuscireste a prendere in considerazione l'ipotesi di trasferirvi a un'altra società, quindi un'altra città, con tutto quello che comporta, visto che parlavamo prima di lavoro che faccio, è complicata. Immagino che il mondo intendesse qualcosa del genere, sì, no? Sì. Cioè, spostarsi per giocare, dici? Sì. Esatto. Sì. Come prima cosa bisogna trovare un lavoro, cioè, se proprio ti interessa bisogna trovare un lavoro nostro, cioè, il famoso va bene la passione ma non si campa di pallone, no, non però, è facile, no. Cioè, io non mi chiudo nessuna porta, nel senso che per fare una nuova esperienza dipende tutto dalle condizioni, cioè, diciamo che si devono allineare un po' più di situazioni per... Esatto, perché chiaramente non essendoci ancora purtroppo il professionismo, questo in generale, cioè anche se ci sono dei club professionistici che sono entrati nel femminile, questo ricordiamolo, non significa che il calcio femminile sia professionistico. Di conseguenza voi cioè, come funziona? Aiutateci anche a capire, voi siete libere di cambiare squadra ogni anno senza nessun tipo di vincolo, di problema? Guarda, dai 25 anni scatta, cioè ci si può liberare di anno in anno da dove si gioca. Il tribuno diventa di proprietà tua, prima dei 25 anni. Prima dei 25 anni purtroppo devi firmare si chiama 108, mm-hmm, che è una sorta di svincolo a fine stagione che ti dà quindi il contratto di un anno, però ci sono tante situazioni in squadre anche che ti fanno contratti a zero, che poi non lasciano andare le giocatrici, e purtroppo devo dire che non è una cosa terribile, perché c'è persone che proprio la loro vita è una squadra, nel momento in cui vogliono cambiare gli viene detto di no, non, senza, cioè, il minimo di riconoscenza, quando comunque non è una cosa che si fa per soldi. Per me è una cosa veramente, anche perché vengono chiesti dei soldi a delle persone che magari non ne hanno mai, cioè, senza darglieli, poi nel momento in cui se ne vogliono andare gli vengono chiesti dei soldi, è una roba assurda, che succede, surreale questa cosa, veramente surreale. Anche perché magari non, cioè, un conto se vengono chiamati da società come Juventus, Milan, e allora si chiede, si possono alla società, permettere di... però magari hanno solo il desiderio di cambiare squadra, di giocare in un'altra categoria, in società che non hanno quelle possibilità, e purtroppo li viene impedito. Ma magari anche ragazze piccole, quindi si trovano costrette a dover chiedere ai genitori di poter cambiare squadra e pagare questo tesseramento, cioè robe assurde. E paghi lo svincolo. Esatto. Bisogna capire, le società dovrebbero capire un po' le situazioni. Sì. Ci dovrebbe essere più tutela, adesso penso che magari verrà fatto qualcosa, si sta cercando di migliorare, però... è così. Sì, io conosco molte persone che fino ai 25 anni sono stati bloccati
L'unica via di uscita però era cambiare, cioè andare da calcio a 11 a calcio a 5. Se lo facevi a L'uscita col settembre. futsal. Sono tipo cambiare residenza, se cambi residenza in un'altra regione, vabbè, cose, oppure stare fermo un anno, cose poco piacevoli. Esatto. Però si sì, accade anche nel calcio maschile questo, No, quindi perché questo è il minore. è difficile trovare la giusta via di mezzo tra la tutela di una società e la tutela di un calciatore, immagino. Però, vabbè, comunque, discorsi tristi. No, vabbè, tristi. Speriamo che nel cercare una soluzione, perché io penso che per forza di cose, no? In futuro, mi auguro prossimo, qualche tipo di riforma si dovrà fare. Cioè, io mi auguro che si tenga conto di tutto e anche di queste situazioni e di queste realtà, non solo dei club professionistici e delle cose più evidenti. Questo, cioè, chiaramente, se dovessero ascoltarci, lanciamo anche un appello in questo senso. Diciamo che qualcosa si è fatto, ma molto ancora c'è da fare. Eh sì. Esatto. Sì. Purtroppo poi si vede solo quello che si vuole far vedere. Così, per dire una penna. Okay. Questa è una di quelle frasi a effetto. Non so neanche se ha senso, poi dopo la riascolto. Però la TV non è che va a riprendere noi, vengono a riprendere. Ma non ti buttare giù, smettila, niente. No, invece io sinceramente mi auguro che prima o poi arrivi anche quello. Aspettiamo, siamo lì. Da Sky abbiamo degli infiltrati, quindi da Sky ci seguono. A Sky lo possiamo Facciamo dire. belli per quel giorno, che l'interesse non viene quel giorno. Cammino. Allora, abbiamo una domanda dalla chat, Esatto. volevi dire Sì. questo? Vi è mai capitato di incontrare, Francesco Musina ci chiede, vi è mai capitato di incontrare persone che avevano un atteggiamento negativo o che sbeffeggiavano la vostra scelta di intraprendere la carriera calcistica? Purtroppo in Italia c'è ancora molta arretratezza. Ah, che domanda seria, che tenero. Ti sei guadagnato il loro affetto, Francesco, con questa domanda. Ma boh, non lo so, cioè, cioè, in realtà in tutti gli ambiti, nel senso che quando sei piccola e sei brutta, ti prendo per il culo perché sei brutta. Quando questo succede qua. vabbè. No, no, comunque, Succede comunque, devo sì. dire che persone vicine forse l'hanno pensato, ma magari mio nonno mi diceva: ma ti vengono le gambe grosse, però no, però se magari mi capita di vedere commenti sui social, quello è veramente agghiacciante. Alcuni commenti sono terribili, tipo, ma andate a stirare le camicie, cose di questo genere. Però devo dire la verità, persone vicine a me, anzi, molti erano ammirati, tipo, wow, giochi a calcio. Sì, è sempre stato, oddio, sai palleggiare, sei femmina. Cioè, Cioè, però non oppure domani lo immaginate. dicevano a Eli, No, non... ma infatti, ecco, questo è un tasto dolente il palleggio. Vabbè, comunque, no. Quindi, però magari domande tipo, oddio, ma la palla è grande uguale? E io dico sì. Ah, i miei colleghi mi sono venuti a vedere giocare e da fuori sentivo i commenti tipo come fanno a correre con le tette. Questo è stato tipo C'è anche il libro, no? Giocare con le tette. ah, davvero? Questo mi Sì. mancava. È un libro che è stato consegnato da un anonimo a insomma, qualche ente per lo sport emiliano, di cui adesso mi sfugge il nome, e che è stato poi curato nell'edizione con cui è uscito da Milena Bertolini, una certa Milena Bertolini, non so se ne avete sentito Un a parlare. caso. Un a caso, sì. La tocchi piano. Sì. Molto, molto carino, Allora, piccolino, me andremo lo a consiglio. leggere. Tra l'altro lei è veramente brava, così per dire un'altra ovvietà. Però sì. Comunque tu La fai bene. seguivate anche prima che allenasse nazionale?
Sì, allenava il Brescia, ma siamo andati a vedere anche la finale scudetto. Sì. Tra l'altro, settimana prossima andiamo a vedere anche in Francia una partita del mondiale femminile. Siamo Grandi. attive. Tra due settimane. Quale? E contro la Quella Giamaica. contro la Giamaica. Grandi. Ragazzi, a questo punto sorge spontanea la domanda: dateci un pronostico per questo mondiale. Siamo Sì, alle infatti non porte, abbiamo ancora parlato di mondiale. siamo alle porte, siamo lì lì. Come vedete l'Italia, e poi diteci secondo voi come Ma finisce. io l'Italia la vedo bene. Cioè, è una squadra che comunque viene costruita da diversi anni, ha preso fiducia, è cresciuta molto e sarà, secondo me, una sorpresa rispetto magari ad altre squadre che si sa che sono forti, no? Quindi hanno poco, cioè non hanno niente da perdere e comunque sia fiducioso. Anch'io, anche perché le ho viste bene nella fase di qualificazione contro il Belgio, squadre comunque Più forti. rodate. Sì, esatto. Quindi sono positiva, però pronostici non ne facciamo per scaramanzia, quindi non Stavo per vogliamo. chiedervi le due squadre in finale. Noi sai che noi vogliamo sempre Noi si festeggiare. festeggia. Dobbiamo festeggiare, quindi andiamo lì e dopo. Comunque vada, sarà un successo, diceva qualcuno. Sì, assolutamente. Già il fatto di essere là è tutto, poi a prescindere da come andrà, sarà comunque bello per loro e per noi. Però così ci dicono che sono fiduciose anche di passare la fase a gironi. Ah, attenzione, lei la lancia così. Sì. È Si sbilancia. suonato Così da. mi stanno dicendo. Diretta Voci da di Valenciennes. corridoio. Le talpe di Elisabetta Valenciennes. È la fase precedente, da Coverciano sono partite adesso. No, è vero, no, adesso però possiamo dire comunque l'hanno dichiarato quasi tutte questo, chi più chi meno, però. Com'è? Pensavo fosse uno scooping. No, 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 vabbè, no. C'è chi è stato più cauto, alcune si sono sbilanciate di più, però. Beh, diciamo che la Insomma. fase di avvicinamento permette l'ottimismo, dopodiché Sì, ecco. vediamo, Hanno fatto. vediamo. Sì. Diciamo che c'è troppo ottimismo, cioè non troppo, troppo entusiasmo, volevo dire. Come che troppo Troppo, d'accordo? c'è troppo Arrivato entusiasmo. Leopardi. E cavolo. C'è troppo entusiasmo. Ma Quindi come c'è sì. troppo entusiasmo? Perché? Perché per secondo mondo devi ogni tanto prendere il cilicio e fustigarti un attimo dicendo non ce la posso No, fare. diciamo che boh, ogni tanto devi. Come si Beh, dice? allora, i toni sono entusiastici sicuramente, ma sono entusiastici perché dopo una vita ci siamo tornati. No, Quindi certo. l'avvicinamento sicuramente, Però magari sia se in dovesse andare qualificazione che qualcosa. amichevole. Se dovesse andare Ma qualcosa male, poi sarebbe un come dicono le cadere nel ragazze, vuoto proprio. non hanno un obbligo di vincere, Sì. quindi No, vabbè, qualunque. quello che si cade nel vuoto se si perde, che c'entra? Quello è il calcio, si vince o si perde, però è il fatto di esserci che conta, cioè non il fatto di. Sì, quello sì, però boh. Siamo! Non diceva così prima dei playout, comunque. Questa si è temprata alla lotteria dei rigori. Ho parlato per un mese, però comunque ottimista. Ah, ma tu le vivi proprio con leggerezza, quindi le partite, diciamo. È Assolutamente, un gioco, no? assolutamente. In effetti, certo. L'importante è partecipare comunque. Non le si chiude neanche un attimo lo stomaco, niente, così. Invece quando ti blocchi non riesci a segnare? Bruttissimo. Un po' di volte quest'anno, non so perché, ma no, è bruttissimo, veramente. Poi per un attaccante. Vabbè, ma era merito dei difensori. No, però non so cosa dire. Abbiamo esaurito le nostre cose di effetto. Però ci sono le stagioni in cui entra più volte, le stagioni in cui entra meno. Io in generale cerco sempre di non guardare me stessa, ma l'importante è vincere rispetto al complesso, più che quanti gol ho fatto io, quanti gol ha fatto, Io vabbè, non Elisabetta, ma l'altro attaccante. almeno una stagione lo faccio, dai. Quando? Contro la Lazio.
Di testa? Sì. Ah, è vero, è vero, è vero. All'andata? All'andata. Il suo quest'anno l'ha fatto. Diciamo la famosa perla di stagione, no? Era la seconda partita del campionato. È entrata in forma prima delle altre. Finita 2-2, quindi un gol... importante. Tutto bravi, sì. L'ho detto io. Ah, scusa. Ah, non ho sentito. No, non avevo sentito. Vabbè, ma ho detto. Voglio creare... facciamo anche passare il messaggio che noi sappiamo tutto che ci va bene uguale, non è uguale. Andiamo, concediamo anche a Mondo il suo minuto di gloria con la perla del risultato. Sì, esatto, è una cosa, no? Che non c'entra nulla. Perché è l'orologio che è sbagliato? Quello, no. C'è la batteria, c'è no. La scarica, non devo dire. Quello dietro è sbagliato per forza, c'è la pila scarica, dovrei ogni volta che vado al supermercato dico ora le compro, non le compro mai. Quindi... Poi stavo guardando nel sito delle Milan Ladies, risultati così, sono fermi a Cesena Milan. Lo stavano aggiornando. No. Niente, devo andare da un'altra parte. Vai su Calciatrici 2.0 che trovi tutto aggiornato. Ecco qua, senza fare pubblicità, eh? Così, tutto a caso. Ma no, mi ha lanciato l'assist, ho schiacciato. Volevo chiedere una domanda che non c'entra nulla col calcio, però a Lidia. Il fattore... Tu lavori nella pubblicità, hai detto? Sì. Come si stanno comportando i canali della FIGC femminile, secondo te, su questo fattore? Ma in realtà penso bene. Guarda, io tra l'altro uno dei miei clienti è Eni, che sponsorizza le nazionali femminili. Mi è capitato più volte di dover fare dei post o pensare a delle idee per quanto riguarda la nazionale femminile. E secondo me ad oggi il lavoro fatto a livello di pubblicizzare questo mondiale innanzitutto, poi in generale questo sport anche nei canali principali delle squadre, vuoi Juventus, vuoi Inter adesso, Roma, cioè il passo è importante. Poi per quanto riguarda proprio la FIGC, in realtà non ti so dire se non è che seguo tantissimo i canali social della FIGC, però tendenzialmente c'era questo problema delle dirette Rai che andavano in differita, c'era tutto questo casino all'inizio che mi sembra che adesso sia un po', col fatto che è stato preso da Sky, sia un po' sopperito questo problema, che per me era importante vedere le partite in diretta piuttosto che in differita per dei tifosi. Cioè... Sì, mi sa, quella a cui fai riferimento tu credo in particolare fosse una finale, uno spareggio o un qualcosa dell'anno scorso tra Brescia e era la finale, lo spareggio di campionato. Spareggio di campionato. Scudetto, sì, proprio quello. Sì, oltretutto fu veramente clamorosa quella cosa, perché l'evento che si stava svolgendo prima, per cui hanno mandato la partita in differita, stava andando in onda contemporaneamente su due canali, quindi cioè, magari uno non ti serve a niente, mandami una partita in diretta, però vabbè, da questo punto di vista dobbiamo dire che quest'anno sono stati fatti veramente passi da gigante. In un anno sono cambiate veramente tante cose. Sì, anche la diretta su Sky della partita domenicale, piuttosto che diciamo che sempre più spazio viene dato. Diretta gol addirittura l'ultima giornata. Esatto. Beh, ma anche piccoli passi. L'anno prossimo saranno ancora più partite. Speriamo. Quando abbiamo avuto le ragazze di Sky gliele abbiamo chiesto esplicitamente, perché chiaramente non dipende da loro, però ci auguriamo che si faranno portavoci di questa cosa. Lo scopriremo, dai. Vedremo. Poi, boh, magari Sport Italia acquista i diritti della Serie B femminile. Lanciamo anche un appello. Ho detto Sport Italia per le parole di Criscitiello. Figlio della diretta Instagram. Ma sarebbe un buon modo per farsi perdonare, guarda, se facessero questa cosa. Lanciamo tutti questi appelli, poi Mondo farà tanti tagli a questo video con tutti gli appelli che stiamo lanciando piano piano. No, beh, Sport Italia dubito. Lasciamo perdere anche. Vabbè, già che la Serie A ci va bene lo stesso, dai.
Sì, dai. Però anche la serie B. Invece i vostri canali social li gestite voi o c'è qualcuno in dirigenza? Ma intendi quelli del Milan? Sì. Sappiamo in realtà chi gestisce. Non lo so. Non lo sapevo. Delle entità astratte. Che le gestiscono con calma. Una mano quando serve. Sì. Ah, ok. Valle di Fiero sempre che può. No, non lo so, c'è una persona che li gestisce da Londra che sia. Da Londra. Vabbè, comunque. Vabbè, c'è tutta una situazione particolare, ogni tanto ci chiedono una E mano, noi la diamo. noi come squadra, se possiamo dare una mano in questo, lo facciamo, però non so esattamente. Comunque, niente. Cioè, tanto non è che abbiamo questi grandi numeri, quindi. Ah, vabbè. Mi sta scaricando il computer. Ha trovato un mondo elegante per uscire di No. scena. Era un messaggio subliminale, mondo. Molto carino, però. Oh, il computer. Però scusa, non avete 2000 follower? Dove? Ma non lo sappiamo dove sei tu Dove? più di noi. Su Instagram. Allora, Lidia sicuramente sì. Lo No, ma intende il Milan. so, Allora, sto scherzando. Il Milan, ma te lo dico. 2358, Sì. allora 2000 genitori e 358 tifosi. Non sono pochi. No, non. Sì. Vabbè, io non lo so, per me non sono pochi, però. Hanno anche pubblicizzato la diretta di Sono molti, però. Sono Sì, fedeli. hanno pubblicizzato la diretta di stasera. Ah, vedi. Sono attivi comunque. Buona, buona. Quindi salutiamo chi sta gestendo. Non sappiamo chi, però. L'entità da Londra. Tony, guarda. Ciao Tony. Vai, Camille. Va bene, io se non ci sono altre domande da parte di Ennio e di Mondo e da chi ci sta seguendo in chat, vi ringrazio per essere stati con noi. Ringraziamo nell'ordine Ennio di Calciatrici 2.0, Grazie a voi. Mondo Calcistico, padrone di Ciao a casa. tutti, ciao a tutti e grazie a Lidia e Elisabetta. Sì, in particolare Elisabetta Wolleb e Lidia Gramolelli delle Milan Ladies. Grazie mille, è Grazie stato mille, divertente. assolutamente. Grazie, Grazie. ragazze. Grazie a voi.